Buongiorno amiche, eccomi a voi dopo un po' di tempo. Vi voglio dare una ricetta un po' elaborata. Cornetti sfogliati come quelli del bar. Vi do gli ingredienti. Primo ingrediente è la pazienza, perché ce ne vuole tantissimo. Dopo, 260 g di farina Manitoba, 260 g di farina 00, 100 g di zucchero, 30 g di burro a temperatura ambiente, altri 250 g ve li tenete in frigo. Un tuorlo d'uovo, una bustina di lievito, mastro fornaio o 7 grammi, pari a 7 grammi, o anche lievito di birra, un vasetto di yogurt magro e 170 g di acqua. Proviamo insieme a fare il lievitino. Mettiamo la bustina di lievito in una ciotola capiente, versiamo tutta l'acqua e prendiamo 150 g di farina dal totale, mettiamo dentro. Impastiamo per benino, tutto amalgamiamo bene, copriamo con la carta trasparente e mettiamo a lievitare per un'ora nel forno con la lucetta accesa. Ecco qua amiche, il lievitino è pronto, è raddoppiato. Riprendiamo la ciotola, versiamo lo zucchero, lo yogurt, potete mettere anche 120 g di latte se volete, io preferisco lo yogurt. A volte piacere, potete anche sostituirlo con il latte. Ok. Un po' di farina, incorporiamo un po' di farina mano a mano. Cominciamo a girare. Cominciamo a amalgamare bene. Mettiamo il tuorlo dell'uovo, il rosso dell'uovo. Continuiamo a impastare. Amalgamiamo bene e versiamo l'altra farina un po' alla volta. Adesso si incorpora meglio. Anzi, vi suggerisco di farlo con le mani, che è meglio. Mettiamo tutta la farina. E lavoriamo bene tutto finché non viene un panetto liscio. Ho messo anche i 30 g di burro ammorbidito senza essere fuso, e pian piano che mentre impastiamo si scioglie bene. Ecco qui, è bello amalgamato. Lo lasciamo sulla spianatoia con un po' di farina e lo lavoriamo per un po'. 5 minuti lo lavoriamo per bene. Ok, sovrapponendo i lembi così per 5-6 minuti. Quando avete ottenuto un panetto bello liscio come questo, fate una pallina e lo rimettiamo nella ciotola. Copriamo con la carta trasparente e lo facciamo raddoppiare, ci vorrà un'ora e mezza, due, secondo la temperatura. Intanto che l'impasto sta lievitando, prendiamo il panetto del burro e lo mettiamo in un sacchetto del freezer di una 25 di centimetri largo, che dobbiamo fare un rettangolo 25x25. Allora, prendiamo il centimetro e misuriamo. A 25 lo pieghiamo il sacchetto, così non ci sbagliamo. Ok, 25, ecco, lo pieghiamo così, andiamo sulla spianatoia e cerchiamo di piettando, facendo questo rettangolo finché lo allarghiamo 25 cm. Iniziamo a girare così. Spegniamo per benino, facciamo questo rettangolo. Thank you.
ecco qui, guardate il sacchettino. Il sacchettino lo piegate a 25 cm, lo mettete sotto così e riempite tutto quanto il sacchetto. Ci vuole un po' di pazienza, però si può fare, che il burro non deve essere sciolto, deve rimanere morbido come l'impasto. Una volta fatto questo procedimento, aspettando un altro 5-6 minuti che raddoppia l'impasto, lo mettiamo in freezer. Io riempio tutti quanti i lati, ecco, passato il mattarello così viene uniforme, che bello uniforme, aspettiamo di farlo. Uno spessore di 5-6 mm verrà. Ecco, ecco qui, lo mettiamo in freezer per un po', per 5 minuti. Ecco qui, mie amiche, l'impasto è raddoppiato. Mettiamo un po' di farina, lo mettiamo al centro della spianatoia, pigliamo l'impasto, lo rovesciamo e spolveriamo con un po' di farina. Adesso con il mattarello dobbiamo formare un rettangolo di 45 per 25. Cerchiamo di allungarlo lateralmente, così vi è più facile. Io ho il centimetro. Uno spessore di 7 mm, resta poco, eh? Poi non è che deve essere proprio preciso. Vediamo un po' quant'è. Anzi, lo accorciamo un po' perché è troppo lungo. Vediamo se è 25. Poi rimisuriamo un altro po' di lunghezza. Dobbiamo essere abbastanza precisi, così vengono bene. Allora, 46, ok. Per 25, per 25. Okay. A questo punto prendiamo il burro. Ecco qua il burro del frigo. Io ho provveduto a tagliare il sacchetto, visto come si fa, e lo mettiamo al centro dell'impasto, lasciando un centimetro sotto e un centimetro sopra. Al centro proprio, andiamo bene così. Adesso prendiamo il lembo e lo sovrapponiamo a metà, così prendiamo l'altro lembo e lo sovrapponiamo, però non sovrapponendoli al centro, congiungendoli così, pizzicandoli, ok. Fatto questo lavoro, pizzicandoli così, chiudendoli in questo modo. Bello chiuso intorno, copriamo con la carta trasparente, mettiamo su un vassoio e copriamo con la carta trasparente e lo mettiamo in frigo per 15 minuti. Ecco qui, sono passati 15 minuti, prendo il mio impasto dal frigo, ho tolto la carta trasparente, infarino il centro della spianatoia e lo rimetto sulla spianatoia. E cominciamo con le pieghe. In pratica metto la farina nell'impasto, in pratica devo fare tre pieghe. Dopo la terza piega cominciamo a fare i cornetti. Allora prendo il mattarello e faccio un rettangolo per lungo, così, picchiettando un po', così il burro si amalgama bene. E faccio questo rettangolo lungo, perlomeno un 45 centimetri, anche di più. Ecco qua, vediamo un po' quanto è lungo. 50 centimetri. Adesso prendo il primo lembo
e lo metto a tre quarti, così. Prendo l'altro e lo sovrappongo. Ruoto 90 gradi e l'apertura sempre al mio lato destro. Riprendo il vassoio, rimetto il panetto sul vassoio, ricopro con la carta trasparente e metto in frigorifero per mezz'ora. Questa operazione la devo ripetere per 3 volte. Ecco qui, è stata mezz'ora. Riprendo il mio panetto, metto sempre la farina al centro della spianatoia, l'apertura sempre sulla nostra destra. Questa è la terza piega, che la seconda l'ho fatta senza farvela vedere, tanto è ripetitiva, è sempre lo stesso. Questa è l'ultima piega, dopodiché facciamo i cornetti. Allora picchiettiamo così e stendiamo, facciamo il solito rettangolo stretto e lungo. Qui non c'è una misura, perché tanto ancora non ha importanza la misura, lo facciamo stretto e lungo, picchiettiamo e stendiamo. Sempre di 7 mm. Adesso vediamo il lembo davanti a noi, lo portiamo per 3/4. Bene, così passiamo l'altro, lo sovrapponiamo, giriamo a 90 gradi e questa volta lo facciamo stare un'oretta, sempre con il vassoio coperto con la carta trasparente in frigo. Dopodiché facciamo i cornetti. Ecco qui, è stata mezz'ora, riprendo il mio panetto, metto sempre la farina al centro della spianatoia, l'apertura sempre sulla nostra destra. Questa è la terza piega, che la seconda l'ho fatta senza farvela vedere, tanto è ripetitiva, è sempre lo stesso. Questa è l'ultima piega, dopodiché facciamo i cornetti. Allora picchiettiamo così e stendiamo, facciamo il solito rettangolo stretto e lungo. Qui non c'è una misura, perché tanto ancora non ha importanza la misura, lo facciamo stretto e lungo, picchiettiamo e stendiamo. Sempre di 7 mm. Adesso vediamo il lembo davanti a noi, lo portiamo per 3/4. Bene, così passiamo l'altro, lo sovrapponiamo, giriamo a 90 gradi e questa volta lo facciamo stare un'oretta, sempre con il vassoio coperto con la carta trasparente in frigo. Dopodiché facciamo i cornetti. Ecco qui, trascorso il tempo, un'oretta abbondante, riprendo il mio panetto, apertura sempre a destra. Adesso togliamo un po' di farina e facciamo un rettangolo 40x60. Picchiettiamo sempre. Ah, dimenticavo, nell'impasto, se volete, potete mettere una grattata di buccia di limone oppure d'arancio, o anche una bustina di vanillina. A me ad esempio mi piace l'aroma all'arancio. Allora prendo quelle fialette del supermercato e di solito metto una fialetta all'arancio, o come piace a voi, anche al rum, come volete, o anche semplici come l'ho fatto oggi. Allora fate questo bel rettangolo. Allunghiamo la così, va bene.
giro. Ecco qui il rettangolo è pronto, 40x60. Adesso tagliamo i cornetti. Allora, mi sono munita di una taglia pizza, di un righello e di un centimetro. Allora, innanzitutto divido il rettangolo a metà, ora 40, faccio 20 e 20 20, tu segno 20, si vengono belli precisi, eh? E 20. Mettiamo il righello e tagliamo in prima la parte e poi un'altra. Adesso prendiamo il centimetro e facciamo tutti i rettangoli da 10. 10, segniamo, e 10, 10, 10. Ok. E tagliamo questi rettangoli con il tagliapizza. Okay. Adesso andiamo da un lato a un altro e facciamo i triangoli. Così. Così vengono belli precisi. Adesso vi faccio vedere come si formano. Un po' di spazio per farvi vedere. Allora, prendiamo il triangolino, facciamo una piccola incisione giù alla base e l'allarghiamo un po', tiriamo la punta. Adesso spartiamo da giù e arrotoliamo, tenendo un po' larga dalla punta, e tirando un po' leggermente, così vengono più giri. Sì. Ecco qua. Complessivamente dovrebbero venire 1, 2, 3 e 4, 4 righe, ok? E formiamo il primo cornetto e lo mettiamo da parte. Prendiamo l'altro e ne faccio vedere 2, 3, eh? Allora, incidiamo un po' la base, allarghiamo un po' e cominciamo a rotolare delicatamente così.
tirando un po' la punta. Così. Facendola sempre andare sotto, così cuocendolo non si alza. Li giriamo un po', ecco qua il nostro cornettino pronto. Base, tagliamo un po', allarghiamo leggermente, stiriamo leggermente la punta e arrotoliamo, tenendo sempre un po' allargata la base, poco poco, divaricata per un centimetro. E giriamo, giriamo, così, stiriamo sempre la punta al centro, ok, ecco qua, e adesso facciamo la forma del cornetto, un po' così, e ne faccio dire un'altra, facciamo una piccola incisione giù alla base, divarichiamo per un centimetro e cominciamo ad arrotolare. Leggermente così, così stiriamo un po' la punta, così hanno più giri e continuiamo finché arriviamo alla fine. Ecco qua. Anzi, vi volevo dire, questi cornetti si possono anche farcire. Allora, facciamo il cosetto, se avete un po' di confettura la mettete qui, sopra di quello spacco, un po', un cucchiaino, o di confettura oppure di cioccolato, e arrotolate stirando sempre la punta finché è finito questo panetto e l'altro. Ricordate, fate un rettangolo di 10 centimetri e poi tagliamo i triangolini, ok? Vi faccio vedere l'altro panetto per i triangoli e vado avanti. Allora, una metà l'ho fatta e questa è l'altra metà. Vi faccio rivedere i rettangolini. Allora, 10 cm sia alla base che sopra. 10 cm. Fate un rettangolo di 10 cm. Ok? Allora, un bel rettangolo e tagliamo. Prima il rettangolo, il tagliapizza. Ecco. Vi faccio vedere i rettangolini, eh. Ecco, una volta fatto questo rettangolo, facciamo i triangolini. Ops, si sta ribaltando il telefono. Allora, dall'angolo all'altro angolo e formiamo ogni rettangolo due triangoli. Così, 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 così. E così. Ecco qui, dovrebbero venire tutti i triangolini così, e dopodiché lo stesso procedimento. Faccio vedere un altro e poi il risultato finito, eh? Allora, apertura, base, ecco qui, ho finito anche l'altro rettangolo, ricordo sempre quello così, arrotolate piano piano, tirando la punta. Anzi, vi voglio dire, se non li volete cuocere tutti, li potete anche congelare prima di farli lievitare. Li mettete in una teglia, in un vassoio, con un po' di carta forno sotto e un po' di carta forno sopra. Li fate congelare e poi li mettete nei sacchetti. E al momento di cuocerli, li tirate fuori una mezz'oretta prima e li cuocete normalmente o al microonde, l'indicazione del microonde, oppure al forno. Normale come sempre, 180 gradi per 10 minuti, un quarto d'ora, senza mai aprire il forno.
per congelarli. Altrimenti li mettete in un vassoio e li fate raddoppiare di volume, ci vorrà un'oretta, poi li infornate. No, una volta raddoppiate dovete spennellarli con l'uovo, vi faccio vedere dopo. Con un po' di uovo, un rosso d'uovo stemperato con un po' di latte. Quando sono raddoppiati vi faccio vedere quel passaggio lì, ok? Allora fate un rettangolo lungo, l'ultima volta, quando li tirate fuori dalla terza piega, fate un rettangolo lungo 60 cm per 40, lo dividete in due parti, aiutandovi con un centimetro, e fate dei rettangoli, ogni rettangolo fate dei rettangoli da 10 cm, ogni rettangolo e ci fate due triangoli, che diventano così, questa è la metà, vengono dei triangoli isosceli, non che aprite, e ecco qua, e abbiamo terminato. Adesso vi faccio vedere, ecco qua, i cornetti sono rilievitati, è passata un'oretta. Adesso col pennellino li spennello con un po' di uovo battuto, nel frattempo sto preriscaldando il forno a 200 gradi, li faccio stare 5-6 minuti a 200 gradi e poi l'abbasso a 180. Il mio è forno ventilato. Ci vediamo al risultato finito.